Grazie Presidente. Io capisco che per la forza politica dei proponenti questa cosa della residenzialità è una battaglia che stanno facendo a tutti i livelli e che il fatto loro si fregiano di Roma e Romani, prima i Romani, però le persone di buon senso, soprattutto quando poi ci si riferisce ai servizi sociali o all'emergenza abitativa, non devono far distinzione da quanto le persone risiedono in una città, ma dal grado di necessità che loro hanno. Per noi questo è il nostro faro. Qual è la necessità delle persone che attualmente risiedono nella città, non da quanto risiedono nella città. E poi ho sentito molte affermazioni che mi lasciano perplessa. Mi lasciano perplessa perché innanzitutto bisognerebbe essere sempre contenti che vengano rispettate le regole, che vengano assegnate le case alle persone che ne hanno fatta regolarmente domanda, e non bisognerebbe andare a fomentare la pancia delle persone dicendo: vedi, la stanno dando a una persona che non è romana, ma è rom. Quando poi soprattutto noi stiamo applicando delle regole e stiamo dando le case di un bando che è stato redatto proprio mentre governava Alemanno. Quindi mi sembra che ci sia un attimino, ma leggermente un attimino di idiosincrasia in quello che loro vanno propugnando. Allora bisognerebbe pensare un attimo, perché io leggo delle quote in questa delibera che sono molte altre, molto alte, un 30% in più da chissà da oltre 20 anni, e a noi non interessa, ribadisco, da quanto tempo si risiede in questa città, se si è vulnerabili e si è in stato di necessità e si ha necessità di una casa popolare, di un contributo ad un affitto. Ma la cosa più grave che io leggo sta nelle ultime righe, e cioè di definire con successivi provvedimenti i criteri che in ragione del principio di residenzialità contribuiscano alla formazione delle graduatorie nel settore sociale. Noi nel settore sociale abbiamo la necessità, ma soprattutto abbiamo il dovere di pensare a chi sta peggio, non a chi sta leggermente meglio, però sta da più anni in città. Noi abbiamo un dovere morale e dobbiamo governare saggiamente per tutti, e quanto voi chiedete non è umanamente accettabile. Grazie.